Zealanda. Un di sole, shai la laina. Di Onda Calabra, ben trovati a questa puntata. Siamo per una volta arrivati in macchina, almeno comodamente, grazie alla concessionaria Auto Curti che ci ha fornito questa autovettura moderna, comoda e naturalmente gialla per farci vedere ovunque siamo andati. In queste 12 puntate vi abbiamo raccontato esattamente 35 luoghi di questa regione, abbiamo parlato naturalmente di diverse iniziative, ma in questa, l'ultima che andrete a vedere, vi portiamo nella prima parte alle Castella, parliamo di moda, parliamo di spettacolo e parliamo di bellezza. Poi rimarremo sempre insomma in provincia di Crotone, perché saremo esattamente a Caccuri, parleremo del centro storico e anche dell'enogastronomia. Poi, per finire, un santo al quale siamo particolarmente devoti, ci sposteremo al santuario di Paola, San Francesco di Paola, per poi chiudere naturalmente questo nuovo appuntamento con Onda Calabra. Rimanete con noi. Wow, wow, soldat German. Il nostro appuntamento di Onda Calabra sbarca Le Castella, siamo in questo enorme castello di Le Castella, scusa il giro di parole, per parlare di bellezza, per parlare di moda, per parlare di un concorso che ormai va avanti davvero di tanto tempo, e abbiamo qui con noi il patron ufficiale Tonino Galli. Tonino, innanzitutto come stai? Beh, sotto pressione sicuramente, perché 4 giorni intensi, 4 giorni di fatica, però speriamo che questa sera possa darci una grande gratificazione.
sei uomo d'esperienza, ma che cosa ti spaventa, Tonino? No, nulla. Lo sai, come tu, grande uomo di spettacolo, capisci che quando dobbiamo organizzare dobbiamo essere sempre al meglio e comunque dare il meglio di noi stessi. Senti, i concorsi, aspetta, mettiti un po' di fronte alle nostre telecamere. Sì. I concorsi, grandi, piccoli, più blasonati, meno blasonati, insomma, ci sono concorsi che appartengono un po' a questa terra, ma poi li vanno a svolgere fuori regione. Tu invece che, in effetti, insomma, fai di tutto per portare tutta l'Italia qui nella nostra regione, no? Sembra veramente curioso. Più che curioso, io cerco di, diciamo così, far conoscere anche le località turistiche, come può essere stasera Le certo. Castella, che è un posto meraviglioso, la Calabria deve essere orgogliosa di avere una location di questo genere, purtroppo non viene sfruttata per quelle che sono le potenzialità, e quindi questa è una cosa che mi dispiace. Io quando posso cerco di abbinare proprio la location alla manifestazione, che non è più un concorso di bellezza ma è più settoriale. Noi siamo più moda, più fashion, non siamo più ormai il solito concorso di bellezza. Tonino, tu sei uomo d'esperienza, naturalmente gestisci i concorsi da diverso tempo. Cosa è cambiato negli ultimi anni? Se è cambiato qualcosa? Sì, sicuramente, perché ormai molte ragazze non hanno più fiducia nei concorsi, perché ce ne sono tanti. Ormai l'Italia, confusione pazzesca. L'Italia è invasa dai concorsi, ogni giorno ne nasce uno, l'indomani muore, poi c'è l'altro, poi c'è l'altro ancora. Lo resuscitano. Sì, 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 però io sono lungimirante, avendo capito questa, diciamo così, ormai questo andazzo, certo. Ho cercato di mettere qualcosa di diverso e quindi di andare su un settore che è il settore trainante dell'economia italiana, che è la moda, e quindi di dare alla moda, di dare la possibilità delle ragazze che non possono andare alla moda di far venire la moda dalle ragazze e cercare di far fare qualcosa a loro nel mondo del fashion. Il tuo concorso si sviluppa naturalmente in tutta Italia, come ho detto prima, e poi si raccoglie nella serata finale qui in Calabria. Come è andata, diciamo, la partecipazione a livello nazionale? Sì, guarda, la partecipazione è ovvio che, ribadendo il discorso che ci sono tanti concorsi, certo. E ormai le ragazze si sono disaffezionate a questo tipo di avventura, diciamo così. Una volta magari uscivano, certo. Venivano ai concorsi perché ne approfittavano, certo. Per uscire. Adesso non c'è più questa problematica, le ragazze escono quando vogliono, certo. E quindi diciamo che comunque è andata bene, abbiamo fatto circa 200 serate in tutta Italia, ho agenti in tutte le regioni e sono arrivate qua da tutte le regioni, anzi quest'anno da 2-3 anni facciamo la moda international, e ieri sera una grandissima statunitense modella, vero, che è stata apprezzata da tutti, è stata eletta in quel di Crotone. Cosa dobbiamo aspettarci del tuo concorso nei prossimi anni? Guarda, niente di più di quello che ho detto. Noi cerchiamo di fare un concorso che sia diverso dagli altri, che sia non il solito concorso di bellezza, ma che possa dare alle ragazze delle opportunità lavorative, perché il tempo delle corone e delle fasce è finito. Potevamo non incontrare la presentatrice della serata. Un bell'uomo deve stare per forza accanto ad una bella donna. Eva Enger, come stai, cara? Grazie, molto bene. Un po' emozionata, comunque molto bene. Grazie. Molto bene. Senti, questo è un territorio meraviglioso. Parliamo della Calabria. Non ti vedo particolarmente abbronzata, ma sarà anche per la tua carnagione chiara? No, mi abbronzo abbastanza, però... Non ho avuto tempo, questo ho preso solo così camminando. Hai capito. Senti, della Calabria cosa conosci, Eva?
Questo della nostra regione. Hai avuto modo di visitare, di vedere Gianduia. Qualche... Gianduia. Il Gianduia. Il Gianduia? Sì. No, ma come il Gianduia? No, non è proprio squisitamente calabrese il Gianduia. È quello, cioè quello, perché io Anduia e Gianduia lo mescolo sempre. Ecco. Infatti stavo pensando mentre dicevo. Brava. Mi piace quello... piccante. Quindi a te piccante, piace il cioccolato, sì, che è il Gianduia, e il piccante che è l'Anduia. Anduia, ah, sì. Brava, giusto, Eva, giusto. Ti abbiamo trovato preparata. Ma perché... lo sbaglio sempre. Hai avuto una vita piccante, piace a tutti, una bella una vita piccante anche da un punto di vista alimentare, perché l'anduia, se l'hai assaggiata, insomma, non perdona. Beh, io sono ungherese, lo sai, certo, che la paprika ungherese è famosa tutto il mondo, anche quello piccante, piccolino, eccetera, perciò può non piacermi anche il paprika piccante di Calabria. Senti, questa sera si parla di moda, sul palco tutte queste ragazze che naturalmente hanno una speranza, sai, quella di arrivare, sì, sì, quella di prendersi uno spazio all'interno del jet set della moda. Che tipo di consigli si potrebbero dare a queste ragazze, Eva? Ma è difficilissimo dare consigli. Guarda, secondo me ogni persona in questa strada, nella moda, nella cinema, impara sulla sua pelle, perciò facendo esperienza sicuramente. Ma l'unico forse consiglio abbastanza anche scontato che potrei dare è di rimanere mantenendo l'umiltà, perché l'umiltà comunque paga. Sicuramente non pensare che anche se vinci un concorso arrivi comunque in una ti buona sei posizione, già sei arrivato, perché per arrivare... Secondo me neanche Virna Lisi diceva alla fine della carriera che sono arrivata. Non si arriva mai. Perché per un artista non si arriva mai. Sempre c'è una nuova prospettiva. Diciamo pure che ogni giorno può contribuire a insegnare qualcosa di nuovo. Insegna tantissimo, insegna, e bisogna, questo è un lavoro dove devi sempre aggiornarti e studiare, stare sempre con passo con gli altri. Senti Eva, il nostro programma si chiama Onda Calabra, no? Insomma, quindi il mare che abbiamo qui a un metro, sì, e la calabresità che ci appartiene. Quando scenderai in vacanza dalle nostre parti? Io sono venuta tante volte, anche adesso che sono stata solo questi due giorni e mezzo. Piccola vacanza mi sono fatta anche oggi, sono andata al mare. Ah, bene. Anche se sotto l'ombrello. Vabbè. E ho fatto una bella passeggiata, ho visto un po' di paesaggio, perciò per me già c'è una vita frenetica, perché passo da un paese, da una città all'altro, per me è già una vacanza. Comunque spero di tornare presto, anche perché ho molte amiche qui in Calabria. Ne hai due in più, io e il cameraman Carlo Canino, va bene? Sappilo. Va bene. I'm fighting this urge, but you make me say, ooh, 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 damn, 'cause I can't find the words. Adesso il gioco è facile. Dove mai, secondo voi, avreste visto questo bell'uomo? In televisione, sui giornali, alla radio? Beh, la radio non si vede, però insomma si ascolta, si può anche sentire. Bello, abbronzato e quasi quella bellezza squisitamente meridionale calabrese, però insomma da figo. Grazie per i complimenti, per me... Però aspetta, sono tanti complimenti. Troppi complimenti. Giovanni Conversano, come stai? Buonasera, Giovanni? Bene, grazie. Bene. Tutto bene. Straordinariamente felice, perché questa sera ci sarà la serata finale del concorso Ragazza
per la moda all'interno del concorso internazionale Ragazza Moda e Spettacolo, una serata importante. Chi meglio di te, dai, chi meglio di 60 te. 60 miss in gara, qui ne abbiamo già alcune. Vedi, guarda che bel gruppetto, ma con la tua sapienza, con la tua conoscenza, Giovanni, per piacere. Non ti dico di sbottonarti perché sennò mi potresti fraintendere. Però, diciamo che siamo dei mestieranti. Appunto, è un termine che mi piace, mestieranti è un bel termine. Quindi sono ritornato qui in Calabria dopo un'altra parentesi di qualche settimana fa nella zona di Bossa. Sì, il nostro territorio. L'ho frequentata tantissimo perché credo che voi abbiate i locali più belli d'Italia, e poi il mare è straordinario. 800 chilometri di costa. 800 chilometri di costa, avete veramente non avete scoprire. Nulla da invidiare alla mia terra, che è il Salento. Anche tu non scherzi. Ci difendiamo, però qui veramente in questi giorni, tra l'altro, ho ritrovato un po' di tranquillità e di serenità. Ero ospite al villaggio Capopiccolo. Certo. Io ringrazio tra l'altro il villaggio perché sono stati di una disponibilità unica. Siamo in un periodo storico, vabbè, tu sei giovanissimo, ma ai tempi miei... Grazie per il giovanissimo, non sono proprio giovane. Ai tempi miei c'erano le belle e quelle meno belle, oggi sono tutte belle. Beh, diciamo che le donne si curano molto di più di quello che accadeva forse qualche anno fa, hanno più tempo, tante ma ragazze. Ma dico, è complicato adesso trovarne una che sia... Sì. No, per noi è la più bella di tutte le altre, è veramente difficile ed è veramente una responsabilità. Io dico sempre che la bellezza poi... è soggettiva, estremamente soggettiva, e di conseguenza come dire, la discriminante, secondo il mio punto di vista, è quello che le ragazze riescono a trasmettere, cioè la loro personalità, perché quella è poi è ciò che fa la differenza, e che la fa distinguere la ragazza bella da quella che può imporsi, che può ritagliarsi poi degli spazi importanti. Più che come appari è quello che sei. Perfetto, io dico sempre che la bellezza colpisce l'occhio, certo, e l'intelletto rapisce il cuore. Che meraviglia, ecco, questa, ma secondo senti, me... ma che saggezza d'uomo, ragazzi. Ma andiamoci a prendere una pizza, Giovanni, abbi pazienza, pizza e birra offro io. Ringraziare anche il padrone di casa, per quanto mi riguarda, Tonino Galli, e tutto il suo staff, perché da anni portano avanti è vero. Ciò con grande entusiasmo, con grandi sacrifici, ma anche con grande sensibilità. Consentitemelo di fare questo ringraziamento, così come a tutte queste ragazze e le loro famiglie che hanno raggiunto la Calabria con tante aspettative e con tanti sogni. Però ragazzi, anche per quelle che sono all'ascolto, mi raccomando, vi dovete divertire, devono essere delle esperienze di crescita. Hai capito? Chi farà la modella, c'è cioè chi farà la mamma, la farmacista, certo, l'avvocato, certo. Queste qui devono essere delle esperienze di crescita, mi raccomando, vivetele in questo modo. È sempre difficile parlare di concorsi di bellezza, concorsi di moda, concorsi che danno la possibilità a molte giovani, a molte ragazze di potersi mettere in mostra e poi, chi lo sa, poter sbocciare nel mondo della moda, nel mondo dello spettacolo. La nostra amica Maria, mia vecchia conoscenza, come stai innanzitutto? Ma abbastanza bene, un po' stanca, però bene. Vabbè, sono giorni particolarmente impegnativi, però ci sta, insomma, ragazze che arrivano un po' da tutta Italia e le tue arrivano dalle Emilia
Emilia-Romagna. Sì, dall'Emilia-Romagna, tra cui una è anche qui dietro la mia testimonial, tra l'altro anche del mio marchio che si chiama Formula Zero. Le tue ragazze hanno vinto naturalmente le selezioni in Emilia-Romagna, come un po' tutti i concorsi blasonati, no? Cioè le serate vengono caratterizzate da selezioni, selezioni, preselezioni, finali, finalissima, insomma diciamo che il matrimonio, la storia continua delle serate è questa. Tu quante ne portate dell'Emilia? Beh, io ne ho portate 5, tra cui la numero 11 che si chiama Antonella Furfaro, che ha vinto proprio la fascia di Miss Formula Zero. Mia testimonial comunque. Dov'è? Vincitrice di una fascia è quella qui, vieni, Marianna al Ferrara. Volo. Ecco, facciamo uno strappo alla regola. Vieni qua in mezzo a noi. Eccola qua, la numero 9, la numero 9 che si chiama? Marianna. Ecco, Marianna, di cognome? Ferrara. Ferrara, beh, insomma, Emilia Romagna, insomma. Tu di dove sei? Io sono siciliana. Ah, pensa, ma proprio il mondo è incredibile. Pensavo che chiamandoti Ferrara, dice sì, insomma, no, potevi essere da quelle zone, invece no. Senti, quanti anni hai? Sei giovanissima. 23. 23 anni, mamma mia, che bellezze, ragazzi, veramente un territorio meraviglioso. E cosa fai nella vita? Io lavoro in fabbrica. Ah, bene, vedi? Lavoro in cameo, Desenzano del Gardo. Wow, una cosa che, insomma, non complica la vita, ma la rende anche particolarmente autonoma e frizzante. Assolutamente sì. Questo è vero, però insomma, anche questa è la realtà del nord, no? Che molti giovani insomma, vanno direttamente a lavorare dove c'è la possibilità, insomma. Cioè, infatti. Siete un po' abituati ad avere lo stipendio. Sì, noi sì. Fin da giovani, ma guarda che culo, cioè voglio dire, che fortuna che hanno, insomma, in questo senso. E quindi, insomma, te la giochi alla grande. Sì, giustamente, quindi faccio sia l'uno che l'altro, avere una bella testimonial, anche vincitrice di una splendida fascia, Miss Makeup, vuol dire anche fonte comunque di orgoglio avere le mie ragazze anche qui. Che quindi... meraviglia, che meraviglia. Ecco, questo è l'esempio lampante di quello che può essere un commento alla serata finale, questa appunto di questa sera, con le ragazze che arrivano un po' da tutta Italia. Lei che ha vinto in Emilia-Romagna, ma che è siciliana. Sì. Con sta faccia a dire che è siciliana, veramente, veramente. Però noi ci crediamo sulla parola. Chilando.
onda, un disone, shagalaina. Ritorniamo dalla pubblicità e ci ritroviamo direttamente all'interno della chiesa domenicana di Caccuri. Siamo sempre in provincia di Crotone, accanto a me la mia amica Francesca, e insomma cerchiamo di raccontare anche la storia di questo altissimo luogo di culto. Pensate che tutto è iniziato intorno al 1500, quando in effetti i padri domenicani, raccimolando un po' di energie, perché insomma ce ne volevano, Francesca, davvero davvero tante. Che moneta c'era in quel periodo? I ducati, e ce ne volevano davvero tanti di ducati, iniziano praticamente l'idea di questa costruzione. Diciamo che in una prima parte i lavori vanno veloci, vero Francesca? Abbastanza veloce, c'è una pausa solo nella metà del 600, quando a causa di alcuni problemi economici dovuti alle pestilenze, dovute alle carestie e ai terremoti, diciamo che le coltivazioni e le lavorazioni andarono un po' scemando. Non producendo più questi terreni, in effetti insomma, di soldi ce n'erano pochi. Questo per dirlo che in effetti nel corso della storia dell'umanità, non diciamo niente di nuovo, ma i periodi di crisi ci sono sempre stati e fortunatamente il genere umano, che poi siamo noi, sono sempre riusciti a risollevarsi. È così. Esatto. E infatti la Chiesa viene interrotta nei lavori perché non ci sono più energie per poter pagare. Sì. E questo perché Papa Innocenzo X Panfili nel 49, siamo nel 600, emanò un editto in cui tutti coloro che si curavano delle mansioni economiche di ogni luogo di culto dovevano emanare una situazione economica, ecco, a seconda della quale, se il numero dei priori e dei frati era minore a 6, si doveva chiudere, e se la situazione si chiudeva in passivo economico doveva essere chiusa. Ecco, cioè un'azienda a tutti i livelli. Non si parlava di F24, di Unico o di quant'altro, ma a Roma in effetti, che i conti li sapevano sempre fare, tutt'oggi devo dire la verità, con una banca meravigliosa, e stavano un po' sul soldo, sul ducato. Se una cosa non mi rende, dobbiamo assolutamente chiuderla, perché così bisogna fare. Questo è proprio un principio fondamentale di come tirar su un'azienda. E quindi, guardando 52, i conti di Caccuri, dice: no, qui i conti non tornano, siete in passivo, chiudiamo. E infatti nel 52 questa doveva essere la regola finale, però 2 anni dopo, quindi nel 54, il Vescovato di Cerenzia, nella persona di Geronimo Barzellino, ecco, giusto per dirla tutta, mise sotto la sua ala protettiva questo convento, e quindi poté riaprire il culto. Come disse qualcuno in tempi recenti, Gepenzimi, no? Gepenzimi, e riaverono tutti i libri che erano stati al momento pignorati. Pensa, insieme a tutti accidenti. Gli altri supplenti. Però è anche vero che in quel periodo questo simpatico omino che si prese questa responsabilità si rivolse, diciamo, alla gente che stava bene del periodo, no? Insomma, all'alta borghesia del periodo, ma in effetti non solo, perché anche i cittadini insomma collaborarono con i propri risparmi, con i propri soldi. Siamo nel 1515-18, anni in cui Andrea da Gimigliano, padre dell'ordine domenicano, stipulò insieme all'Universitas di Caccuri e a alcuni dei signori più facoltosi del borgo una sorta di accordo in cui i signori più facoltosi davano le terre in cui poi sorse la chiesa, quindi lo casale. Le costruzioni, diciamo. Le costruzioni, invece, per quanto riguarda la costruzione del cantiere, all'Universitas di Caccuri che metteva in prima fila a fare delle offerte, dando anche ai padri domenicani la tassa dello Ius Arandi su
pesce e carne, quindi i padri domenicani si gestivano da loro tutta Francesca, la tassazione. Vogliamo dirlo? Una pacchettata di soldi, insomma, sì, per quel in periodo. Aggiunta potevano utilizzare due invasi di calcare provenienti dalla montagna qui quindi vicino, Ferragrande. Quindi potevano aggiungere proprio il materiale per la costruzione. Sì. L'ultima cosa, mentre parliamo avete visto scorrere le immagini di questa chiesa, potremmo star qui a parlarne fino a domani perché c'è un altare ligneo, insomma, ragazzi, è bellissimo quello che si vede all'interno della chiesa qui di Caccuri, chiesa domenicana. L'ultima cosa che bisogna dire, visto che tu l'hai nominato due volte, uno dice Universitas, che cos'era? In effetti era il nome che veniva dato alla città, dato alla città, che aveva più di 100 famiglie, che non sì, superava le 100 famiglie. Di usanza medievale, quindi a tutti i borghi che avevano più di 100 fuochi si dava appunto 100 questo fuochi. Nome. I 100 fuochi, 100 erano fuochi sarebbero famiglie. 100 famiglie. Famiglie. Insomma, questa è la chiesa domenicana. Per venire qui a Caccuri, insomma, la strada è estremamente semplice, da nord o da sud, dallo Ionio, dal Tirreno, basta seguire la strada che esatto, porta sì, alla Sila, insomma, vi porta direttamente qui. Per il resto, ci spostiamo completamente da tutt'altra parte perché abbiamo ancora delle cose da raccontare. Grazie Francesca. Grazie a voi. Approfittiamo di questo momento. Noi di Onda Calabra non ci sediamo mai perché siamo sempre sull'onda della notizia, però onestamente oggi pomeriggio fuori c'è una calura pazzesca e dentro questa struttura in effetti la temperatura così fresca, mite e rasserenante, insomma, ci concede anche una seduta comoda. Accanto a me questo bel giovanotto è Giovanni Marrazzo, che rappresenta naturalmente tutta la sua famiglia, tutto il suo nucleo familiare, che conosceremo anche in un secondo momento quando parleremo di gastronomia, e rappresenta in effetti questa struttura meravigliosa che è la Grance del Vurdoi. Detto così sembra veramente un miscuglio di parole, un giro, una specie di scioglilingua, no? Però in effetti non è così, perché questa struttura che in questo momento ci sta ospitando nasce letteralmente nel 1196, avete capito bene? Non è nel 1996, nel 1196. 196. E di base aveva una funzione fondamentale, perché questa struttura era come un posto avanzato, o meglio sottoavanzato, perché a San Giovanni in Fiore c'era il buon Gioacchino a Fiore, che gestiva naturalmente una chiesa importante, insomma, che era l'abbazia Florenze. Che era appunto l'abbazia Florenze, ma in effetti lì, in quel posto dove d'inverno c'era la neve, c'erano delle temperature rigide, non si poteva coltivare, insomma, il pomodoro, non si poteva magari avere l'olio, no? Insomma, non si poteva coltivare nulla. E allora che cosa si è pensato? Scendiamo un po' di 400-500 metri nella valle del Vurdoi, nella zona del Vurdoi, e apriamo praticamente cosa? Che cos'era realmente? Era la tenuta agricola dell'abbazia, dove producevano una serie di derrate alimentari, coltivavano tutte le terre circostanti e salivano i prodotti a San Giovanni, dove non, il clima non permetteva. E quindi avevano anche animali, e quindi avevano sì, anche sì, insomma, allevavano di tutto. Diciamo che il mantenimento, come si può dire, le derrate alimentari, come hai detto tu, ma il magazzino dei prodotti per poter sopravvivere d'estate e d'inverno veniva creato qui su questo territorio, con una struttura, cioè, imponente. Abbastanza. Ma quanti ci lavoravano, Giovanni, in quel periodo? Allora decine di persone, perché vero, l'azienda era molto più grande, interessava tutta la zona, e gli ulivi erano numerosi e richiedeva tanto lavoro quindi manuale. Quindi non c'erano solo i monaci del tempo, ma no, c'erano anche gente che conosceva la terra, gente come coltivarla, del posto, sì, come riconoscere la maturazione dell'uva o comunque del prodotto sull'albero. Ma la cosa curiosa è che in questo gioco, la Grance del Vurdoi, la Grance è come dire, vabbè, la zona, no?
di appartenenza. Sì, Grancia, noi abbiamo fatto delle ricerche e significa in modo particolare tenuta agricola. Vurdoi richiama il posto, si identifica tutta questa zona come il Vurdoi. Però e poi nel corso degli anni ha cambiato. Tu mi dicevi che Vurdoi era come dire allevamento di equini. Equini. Probabilmente nel periodo romano qui esisteva una postazione dove si allevavano cavalli e si trovavano lungo i percorsi di pellegrinaggio. Cioè, un esempio di Pony Express esatto, americano, perché servivano dei cavalli freschi per poter proseguire il viaggio, e allora magari questo era un punto di raccolta e un punto d'allevamento. Era una poi sosta delle vie che venivano praticate per il pellegrinaggio in Terra Santa. Ecco, insomma, era veramente una via di passaggio. Ma qui, ad esempio, ci sono capitati anche i fratelli Bandiera. Sì, la mattina... Cioè, sfortunatissimi questi due, cioè devo dire la verità, la storia è complicata e non possiamo certo raccontarla, l'abbiamo sempre raccontato. Però sembra che uno dei due sia passato da queste parti forse per acquistare del vino, potrebbe essere vero? Sì, la mattina del 19 giugno del lontano 1844, nella risalita del fiume Lese, i fratelli Bandiera con il suo gruppo si fermarono qui. Beh, questa struttura che si vede benissimo, cioè da tutti i lati, cioè quando ci passi la vedi, non ti puoi fermare, sì. Dice che bella struttura, quasi quasi prendo un prodotto tipico, come facciamo noi molte volte, no? Quando andiamo in un'azienda agricola, in un agriturismo come il vostro, dice quasi quasi porto qualcosa e me la porto a casa. E così fecero? Sì. Quasi? Sì. Sì, anche se ebbero la sfortuna che da qui partì la denuncia ai gendarmi di Cacù. Dice, guardate, ci sono quei due in giro. E poi la storia la conosciamo tutti. Purtroppo. Furono catturati alla Stragola. Prima poi San Giovanni in Fiore, poi a Cosenza. Processati. E fucilati. Uccisi, insomma, fucilati. Sì. Vabbè, Giovanni, allora, ci fermiamo qui, perché con te abbiamo raccontato un po' la storia del posto. Ma adesso parliamo invece di territorio, perché è una zona particolarmente preposta, voglio dire, alla coltivazione di prodotti della terra. Sì. E questo agriturismo, quando si viene a mangiare qui, lo vedo dalle facce di Erika Cunzolo e di Carlo Canino, che sono dall'altra parte della telecamera, insomma, si mangia bene, sì, si gode abbastanza. Veramente dell'accoglienza, non solo, ma dell'accoglienza gastronomica. E adesso ci spostiamo quindi al ristorante e parliamo naturalmente di cucina. Di cucina. E non gastronomia. Cari amici di Onda Calabra, promessa debito, Luisa qui alla mia sinistra e mamma Vincenza qui sulla mia destra. Li ringrazio, c'è anche naturalmente tutta la famiglia intorno a noi che ringraziamo veramente di cuore per aver ospitato la troupe di Onda Calabra e soprattutto per aver organizzato una tavolata meravigliosa, Luisa, ma qui veramente si perde la testa per gente come noi che apprezza tantissimo il prodotto locale. E qui, insomma, voglio dire, c'è l'abbondanza, perché quando si parla di agriturismo si dice prodotti sulla terra, prodotti proprio sul posto, e se non sono prodotti direttamente da voi, sono prodotti locali proprio, sì, di gente qui di Caccuri, siamo naturalmente, come abbiamo detto, nell'entroterra crotonese. Luisa, ma insomma, il piatto tipico che noi vogliamo far vedere subito è questa tiella, questo timballo di zucchine e patate. Mamma mia, solo a guardarlo, Vincenza, mi devo veramente trattenere, ma la violenza di tuffarmi sopra con tutta la fame del mondo, cerco di trattenermi come posso. Luisa, dicevo che in effetti un agriturismo, insomma, insegna, no, al fatto di dover produrre i propri prodotti, come ad esempio l'olio che arriva direttamente dalla Valle del Vurdoi, insomma, sì, che esatto, sembra di stare a nord Italia, però insomma siamo a Caccuri, lo ripeto. Quindi quest'olio, sì, lo producete voi ad esempio? Lo produciamo noi, è un olio extravergine d'oliva della varietà Pennulara, che è una varietà che praticamente è soltanto qui in questa zona, Caccuri, Castelsilano, in queste 3-4 zone dove c'è proprio questo tipo di varietà di oliva che si chiama proprio Pennulara. Certo. Un olio abbastanza ricco di polifenoli, è un olio molto molto da un gusto, gusto un po' piccante, leggermente amaro, ed è buonissimo quindi assaggiarlo proprio a crudo, su pietanze, magari direttamente o sul
una fetta pane, di pane, sì, bella calda. Luisa, mi ha fatto venire la voglia. Se dovesse sparire la bottiglia, non vi domandate dove mai sia potuta andare a finire, perché il piccolo presentatore se l'è insaccata all'insaputa di tutti. Ma voglio dire, dall'olio ci sono le olive, quelle verdi, quelle nere, ci sono quelle schiacciate anche, quelle schiacciate, sempre dove sono? Ah sì, sono là, sempre sì, sotto olio. Poi ragazzi, ci sono prodotti che veramente, più che prodotti della terra, sono delle martellate meravigliose per il buon gusto calabrese. Qui c'è, sì, questo qui, ragazzi, uvusciularo, dalle mie parti, esatto, uvusciularo, sì, cioè sì, parla da solo, per, esatto, dice mangiatemi, affettatemi e sistematemi per le feste. Poi qui abbiamo capicollo e la salama. Sì, la salame piccante. Esatto. Tutti animaletti? Tutti i prodotti, sì, in azienda. Mamma mia, che meraviglia. Sì. Senti, poi questo piatto che abbiamo anche assaggiato, sì, prima della registrazione. Sì, questa è una mezzoferro alla boscaiola. Bene, vedi? Vedi? Ecco perché mi piaceva, io che amo la montagna. Ora capisco tutto, ora capisco tutto, perché volevo mangiarne 30 piatti. Qui il pepe, ragazzi. Siamo in Calabria, che vogliamo per dire, forza, insomma, il per peperoncino forza non deve mancare. Zucchine, ci sono le fagioline. Le fagioline. E questi che mi riportano davvero indietro nel tempo, quando ero un bambino, perché mio nonno ce ne caricava a casa, sono dalle mie parti, alla Lamezia, li chiamavano, sì, i pirilli. Sì. Ma si chiamano anche qui i pirilli? No, sono delle pere selvatiche. Delle pere selvatiche. Vabbè, sì, la pera è pera, ora non per dire, ma la pera è pera. Questa pitta di pane con? Con una peperonata. Insomma, ragazzi, ora voglio dire, capisco che la dieta mediterranea ci insegna a regolarci, se dobbiamo stare in linea, anche Erika, insomma, deve mangiare naturalmente, però quando vedi una tavola del genere, ma come fai a trattenerti? Ma vi prego, per piacere, per una volta fatemi morire in pace, insomma, voglio mangiare tutto, voglio mangiare tutto. E pensa, ci sono anche gli odori tipici, sì, delle campagne del posto, no? Origano. Come l'origano, sì, il sedano. Dov'è? Il sedano, il prezzemano, sì, c'è davvero di tutto. Luisa, questa è l'agriturismo, la grancia del Vurdoi. Non vi potete assolutamente sbagliare, non è sulla strada, dovete arrivarci, ma una volta che ci arrivate, tra piscina, intrattenimento, accoglienza meravigliosa di una famiglia fantastica, conduzione familiare, questa è la garanzia di sentirsi a casa. La missione fondamentale di Onda Calabra è di far conoscere prima noi e poi i nostri fedelissimi telespettatori i luoghi del nostro territorio, quelli magari già conosciuti e quelli meno. Ma qui non parliamo di un luogo, qui parliamo proprio di una persona, di una persona straordinaria. Siamo nel santuario di San Francesco di Paola, siamo naturalmente in provincia di Cosenza, accanto a me ho padre Domenico, posso dire un amico, un fan, cioè uno che voglio dire, diciamo, mi ha conosciuto in televisione e mi fa piacere, perché poi c'è quel senso di appartenenza, certo, no? Con un ex telespettatore e adesso naturalmente responsabile dell'accoglienza qui all'interno del santuario e anche della comunicazione.
Quindi insomma in questa prima parte di puntata ci darà una mano a capire meglio magari chi era appunto San Francesco. Innanzitutto bentrovato e grazie per l'accoglienza. Bentrovato anche a te, grazie anche di questa possibilità che dai a tanti telespettatori di ammirare anche le bellezze ma anche la storia di questo santuario. La storia. E noi che siamo affamati di storia, Domenico, io ti voglio domandare questo. Sappiamo tantissimo di San Francesco di Paola, i miracoli, la sua continua preghiera, il fatto che sia arrivato ad una veneranda età di 91 anni, insomma, uno che sul territorio e non solo naturalmente a Paola, in Calabria, in Italia, ma anche in Europa, ha segnato davvero il suo percorso. Noi siamo all'interno della cappella dove sono contenute le reliquie di San Francesco di Paola, ma come ci sono arrivate? Cioè, tutto parte nel 1507? Sì, sì. Ecco, che cosa accade? Proprio nel 1507, quando Francesco muore, ritorna alla casa del padre il 2 aprile del 1507. Tra l'altro, parentesi, questa data ci ricorda anche la morte del caro ormai santo Giovanni Paolo II, che tra l'altro proprio 30 anni fa venne in questa cappella qui a Paola a pregare dinanzi le reliquie del santo. Bene, sì, diciamo che la cappella delle reliquie è un po' la sintesi della vita e dell'opera di San Francesco di Paola, perché rappresenta il cuore spirituale non solo della Calabria, perché San Francesco è patrono Calabria, ma anche ci fa conoscere meglio, come tu dicevi, questo santo, perché noi siamo un po' abituati a leggerlo in chiave miracolistica, i miracoli che ha fatto, però conoscere la sua storia, tante volte anche gli stessi calabresi non conoscono fino in fondo la sua storia. E pensare a questo uomo meraviglioso che era stato accolto ovunque, naturalmente con ovazioni, potete pensare che affetto, che predisposizione ad accogliere San Francesco, o meglio, padre Francesco ai tempi. Insomma, tutto comincia con la sua morte, perché in effetti lui in Francia, perché mandato dal Papa, Papa di allora chi era? Papa Sisto IV. Sisto IV, che aveva in qualche modo dovuto intercedere con Francesco per andare in pratica a dover miracolare il re di Francia. Francia. Beh, il re Luigi XI era gravemente ammalato, il re Luigi XI era un re potentissimo, governava tutta l'Europa. Beh, uno che non è che te la mandava a dire, insomma. Assolutamente no. Fece fuori i familiari per arrivare. Sì, addirittura fece fuori anche dei familiari, appena sospettava che qualcuno intaccare il suo trono lo difendeva a denti stretti. Però Francesco ci va un po' contrariato. Un po' contrariato, lui non voleva andare all'inizio, però poi il Papa, per obbedienza lo invitò ad andare e lui, con la parola del Papa, si avviò in questo lungo viaggio già anziano. Già Francesco. Anziano, non lo guarì. Però no, lo convertì. Ecco, è comunque un miracolo. Il re, appena arrivò Francesco in Francia, subito incominciò a chiedergli insistentemente questo prodigio, ma Francesco lo faceva pazientare, finché a un certo punto rispose chiaramente che non era questa la volontà di Dio, ma che si doveva preparare a ben morire. Insomma, in effetti poi le cose vanno avanti, arrivano questo popolo assurdo, gli Ugonotti, che in effetti trovano il corpo di Francesco. Viene seppellito a Tours, nella chiesa proprio che aveva fondato, ma di lì a poco gli Ugonotti saccheggiano la chiesa, c'erano delle guerre. E gli danno fuoco. Certo. Ma la paura forse di questa figura? La paura e soprattutto la venerazione che i francesi avevano, perché era un punto di riferimento ormai per loro, in un periodo anche particolare della chiesa. Ricordiamo che di lì a poco ci sarà anche Lutero. Era come se volessero cancellare questa figura così importante. Sì. Però non ci riuscirono. Non ci riuscirono, perché nonostante il rogo che ci fu, perché loro presero il corpo dalla tomba e lo bruciarono, subito dopo i frati stessi insieme all'arcivescovo di Tours accorsero per salvare quello che era rimasto dal rogo, perché noi abbiamo ancora, grazie a Dio, quelle poche ossa che sono rimaste che sono arrivate proprio qui nel 1935. Sì, tantissimo tempo dopo e dopo varie insistenze, però sono arrivate. Alla fine l'importante è il risultato e sono contenute all'interno qui della cappella. Il nostro micro viaggio su San Francesco di Paola parte proprio da qui e adesso ci spostiamo in un altro posto.
amico, padre Domenico, mi ha portato in un luogo che in effetti io penso abbia visto centinaia di migliaia di persone. Questa era la cella di padre Nicola. E in effetti lui, in questo posto, anche abbastanza ameno, insomma, piccino, aveva diciamo, materiale che poteva poi dare alle persone bisognose di quel periodo. Ma in effetti questo è un posto che è praticamente frontale all'ingresso del santuario, che forse molti guardano, ma pochi apprezzano o sanno davvero il vero significato. Vi raccontiamo in pochi minuti la storia di questo beato che tra qualche mese diventerà santo e sarà il secondo santo che sarà uscito da questo santuario, naturalmente dopo San Francesco. Domenico. Verissimo, io anzi ti ringrazio perché mi dai la possibilità di poter dire qualche parola su questo luogo che è tra i più significativi del santuario, perché se gli altri ci parlano della grandezza di San Francesco, qui si parla di una grandezza di un figlio spirituale di San Francesco, ed è proprio frontale perché appena il pellegrino arriva al santuario è la prima cosa che vede, un po' oscurata perché lo sappiamo che la gente nella pietà popolare preferisce accendere le candele naturalmente per i propri bisogni accanto a San Francesco, per cui magari passano, guardano. Ecco, ma sono un po' indecisi nell'entrare. O magari molte volte anche poco informati. In effetti questo è un luogo particolare perché questa è la cella appunto del beato Nicola da Longobardi. Longobardi è un paesino qui vicino Paola, sulla costa tirrenica, vicino a Mantea, e che ha dato proprio i natali a questo futuro santo, perché proprio il 23 novembre Papa Francesco in piazza San Pietro insieme ad altri cinque futuri santi lo proclamerà santo. Per dirla tutta e anche in modo assolutamente tecnico, ci sono due procedure fondamentali perché un uomo meraviglioso come San Nicola diventi santo, cioè prima la beatificazione e poi la canonizzazione. Certo. Diciamo che in tutti e due i casi bisogna aver praticato o registrato un miracolo, nella prima fase e uno nella seconda. E i miracoli di solito si registrano quando naturalmente il beato è già morto. Certo, ce n'è uno che è stato evidentemente, mi pare, registrato nel 1938. È il miracolo proprio della sua canonizzazione. Che è ancora vivente. Questa persona che stava lavorando al santuario di San Francesco di Paolo, però a Longobardi. Sì. E che cosa gli accade a quest'uomo? È proprio il miracolo per la canonizzazione, viene da un suo compaesano di Longobardi, perché quest'uomo Giuseppe Lauda Dio, anziano ancora appunto vivente. Già sul cognome era uno avanti. In pratica stava lavorando al restauro della chiesa di San Francesco di Paola a Longobardi e cadde improvvisamente da questa impalcatura dove stava restaurando la parete esterna della chiesa, tanti metri. E da buon compaesano invocò subito il beato Nicola, disse: "Beato Nicola, salvami", e cadde a terra senza farsi completamente nulla. Per cui immaginiamo che l'altezza 30, 40, 50 metri, perché insomma potete immaginare una chiesa che tipo di altezza possa avere, però questo signore tuttora vivo e quindi insomma direttamente intervistato, perché insomma potete immaginarlo, insomma un miracolo. C'è una procedura ben stabilita dalla Chiesa, una cosa per serissima, la una cosa molto davvero seria. Molto molto seria. Insomma, padre Nicola da questo grandissimo senso d'accoglienza nei confronti di tutte le persone che sono venuti in tanti anni della sua permanenza qui al santuario, questo grande uomo che ha dedicato all'accoglienza parte della sua esistenza, oggi diventa, fra qualche mese diventa santo. E lo vogliamo dire a tutte quelle persone che magari dopo aver visto questa puntata verranno qui al santuario, non vi potete confondere, è proprio in traiettoria con l'ingresso, fermatevi perché evidentemente quest'uomo... Noi ne siamo veramente contenti perché d'ora in poi, oltre a venerare San Francesco, venereremo qui pure San Nicola da Longobardi.
Potevamo mancare l'appuntamento con le grotte di San Francesco, perché in effetti realmente quando comincia a sviluppare un'idea religiosa che era coinvolgente, che contaminava davvero il territorio, San Francesco comincia naturalmente a creare un posto, un luogo dove stare, e quindi costruisce questa grotta, questo posto che, insomma, potete immaginare dalle immagini, vedete, non è particolarmente comodo, questo letto fatto di pietra. Però in effetti cominciavano, insomma, ad avvicinarsi i primi seguaci, e quindi, insomma, in effetti l'esigenza era quella di poter ospitare più persone. E visto che c'era quella idea, no, come i padri basiliani, insomma, cioè quella di comunque costruire delle grotte contenitive, anche loro vanno verso questa direzione. E allora, Domenico, cosa accade? Beh, sì, è proprio così. In effetti, poi, visitando i santuari, noi vediamo tanta storia, arte, ma c'è dietro una spiritualità. Ah, certo. Per cui San Francesco nasce come eremita, perché dopo un pellegrinaggio ad Assisi, a Loreto, nei principali santuari del tempo, insomma, ritornando a Paola, decide di ritirarsi in questo luogo, dove adesso è situato il santuario. Per cui noi abbiamo una prima grotta, che è la grotta della penitenza, così chiamata, e che è un luogo a parte da questo romitorio dove noi ci troviamo. E lì vive per 5 anni da solo, perché comunque la sua vocazione era quella eremitica, non aveva intenzione di fondare ordini religiosi, istituti, ma nel tempo arrivano i primi seguaci, gente che è affascinata dal suo stile di vita e chiede di stare con lui e condividere questa sua esperienza. E quindi li coinvolge evidentemente in questa esperienza così, così importante. Sì. Così... E così si mette all'opera e costruisce questo romitorio. Noi adesso abbiamo dei ruderi di questo romitorio. Sì, il loro stile di vita era quello degli eremiti. Beh, veramente minimale. Essenziale, poi fatto anche comunque di momenti di solitudine, soprattutto di preghiere, eccetera, ma anche dei momenti di comunità. Certo. Per cui abbiamo anche in questi ruderi una cappella dove loro si riunivano a pregare, ma anche qui all'interno di questi ruderi c'è un'altra grotta, che si dice appunto sia la grotta, la seconda grotta di San Francesco, e lì c'è appunto questa pietra che era il suo guanciale, dove lui, ecco, dormiva. Crea una certa emozione poter immaginare che San Francesco riposava, insomma, in questo luogo, onestamente, che uno ci creda o meno, che sia religioso o meno, però onestamente a stare qui in questo luogo, diciamo, particolarmente fresco, no? Sì, molto. In estate è piacevole. In estate, ragazzi, insomma, potete immaginare. Però la cosa che mi incuriosisce un po', no? C'è questa zona scendendo qui nella grotta, dove si racconta che San Francesco, insomma, esiliò quasi in un angolino il diavolo, che cercava di tentarlo evidentemente in tutti i modi mentre lui stava costruendo questa grotta. Ma da grande uomo del sud qual era, calabrese, capotosta, che fece? L'ho messa a posto. Certo, da grande uomo del sud è un grande uomo di fede, certo. Ma demonio, ecco, leggendo la vita dei santi vediamo che comunque dava un po' fastidio a tutti trattato con che grande spiritualità, volevano insomma, servire, diciamo, Dio. E per cui anche qui si racconta appunto che il demonio disturbava la costruzione del romitorio. Ecco, e allora a un certo punto San Francesco, ecco, lo rinchiuse in un angolo. Stai fermo lì, in pratica, diremmo con le nostre parole. Certo. E questo luogo viene chiamato Antro del Diavolo, proprio perché si racconta questo episodio. Pare che dimorò per un certo periodo di tempo, fin quando, fortunatamente, grazie a Dio, si stancò e si ritirò. Da qualche altra parte. Beh, i santuari, lo sappiamo, sono quindi spiritualità, mistica, storia, anche un po', no? Che fa parte, ecco, anche del linguaggio popolare. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Insomma, lasciamo questo posto fresco, e che naturalmente ha tenuto non solo i seguaci di San Francesco, ma anche lo stesso Francesco, in un periodo anche particolarmente importante. Quindi queste grotte parlano di loro, è come se in effetti li sentisse pregare, sì, no? Vero. Parlare, discutere e quant'altro. E onestamente, insomma, un piccolo uomo come me è particolarmente emozionante questa cosa. Il santuario è il luogo proprio anche di richiamo alla conversione del cuore, è vero. E poi ricordiamo anche che comunque i pellegrini che vengono qua amano molto questo luogo. Certo. In antichità, per quelli che sono un po' più grandicelli di noi, ricordano che proprio in questo luogo venivano lasciati anche tutti gli ex voto. E io, ecco, da bambino mi ricordo di esserci stato con i miei familiari, e mi ricordo queste pareti che erano pienissime, tappezzate di qualsiasi cosa, gessi, insomma, qualsiasi cosa. Va bene, la grandezza di San Francesco non finisce qui in questa puntata speciale qui a San Francesco di Paola. Siamo in provincia di Cosenza, all'interno
al santuario, chiudiamo andando nella Via dei Miracoli. Bene. Allora, San Francesco era molto legato agli elementi della natura, il fuoco, insomma, la terra e l'acqua. Dietro di noi la fontana della Cucciarella, insomma, detta proprio così da padre Domenico, ci faremo anche spiegare il perché. Questa piccola vena d'acqua che scorre da sempre, da quando San Francesco, da quando gli operai di un tempo stavano costruendo il santuario, e per approvvigionarsi di acqua dovevano percorrere comunque distanze abbastanza importanti. E allora San Francesco disse: non vi preoccupate. Con il bastone, vero? Sì. Con il suo bastone toccò nella roccia e da quel momento quest'acqua scorre ininterrottamente. Verissimo. Ma la cosa più incredibile, poi ti lascio parlare, che mi raccontavi e che fa venire davvero la pelle d'oca, è che una analisi chimica di quest'acqua l'ha praticamente paragonata all'acqua di Lourdes. Verissimo. Qui, adesso rimango senza parole. Beh, sì, perché in effetti poi, ecco, quest'ultima parte, ecco, che stiamo guardando è quella, la Via dei Miracoli. Qui, certo, c'è, ecco, la presenza realmente di Dio nei santi, perché, certo, in pratica, ecco, questa via ci parla, ecco, del soprannaturale. Vero. Francesco, vero, che costruisce il convento e durante questa costruzione avvengono dei prodigi. Abbiamo scelto la cucchiarella, appunto, dicevi tu, certo, perché si prende l'acqua con la cucchiara, sì, il cucchiaio, il mestolo. Lo stiamo vedendo, ecco, è questo. Ma per esempio c'è la Calcara, sì, la Carcara, la Fornace, la dove Fornace. San Francesco risuscitò il famoso Agnellino Martinello. Certo, San Francesco, ecco, usa gli elementi della natura anche sull'esempio un po' di San Francesco d'Assisi, certo, che amava gli animali. Vero, anche vero. Lui, addirittura, una piccola curiosità, amava dare anche i nomi agli animali che aveva: l'Agnellino, certo, Martinello, la trota anche Antonella, che risuscita nell'acqua della cucchiarella. Beh, rende più familiare. Li rende più familiare, certo, un po' come facciamo un po' noi con i nostri animali, certo, domestici. Sì, ecco, questo elemento che tu sottolineavi è verità, nel senso che è stata fatta proprio una ricerca, c'è stata tutta uno studio da parte di scienziati, c'è stata anche delle trasmissioni che sono state fatte e si è visto che proprio nell'essenza di quest'acqua è uguale proprio a quella di Lourdes. La cosa più incredibile, perché in effetti scorre da allora, sì, lentamente, ma sempre. Pensate, anche davanti allo sbancamento per produrre, per costruire questa nuova chiesa, questo nuovo santuario a San Francesco, non si è mai interrotta. E quindi evidentemente possiamo dire, Domenico, che è un miracolo che continua. È un miracolo che continua. In effetti sono tutti luoghi che testimoniano miracoli allora compiuti, ma alcuni sono ancora evidenti. Insomma, se proprio vogliamo concludere, anche c'è una bella cosa: oltre il convento di Paola, San Francesco ne ha fondato tanti altri, certo, tra cui quello di Paterno Calabro, un po' meno famoso, certo, di Paola, però, certo, però consiglio, no, anche di andarlo a vedere, perché, certo, è molto bello. E addirittura lì, proprio sull'architrave della porta, chi va, entra in chiesa, vede che questa architrave è lesionata, sembra quasi che sta per cadere, che da un momento all'altro messa lì da San Francesco con un miracolo. E allora, nonostante terremoti, rassicuro tutti, nonostante, cioè, non crolleranno, non è mai crollata, ancora si può vedere a vista d'occhio questa miracoli realtà, che continuano nel tempo. Insomma, a distanza di 500 anni siamo ancora qui a raccontare queste cose meravigliose. Domenico, io ti ringrazio davvero. Grazie veramente di cuore. È stato un breve viaggio. All'inizio lo possiamo dire, sì, hai detto questa parola del fans. In effetti è vero. Domenico è un mio grande, sì, fan. Lo seguivo anche io tempo fa nelle altre trasmissioni. Parlando con lui mi sono accorto, grazie, però parlando con te mi sono accorto del tempo che passa, perché lui era un bambino quando seguiva le mie trasmissioni. È vero, è fantastico, vero, fantastico, ed è davvero molto piacevole. Ed eccoci qua,
abbiamo raccontato la 12ª puntata di questa seconda edizione di Onda Calabra. A questo punto dobbiamo davvero ringraziare tutti, siete stati tantissimi, ci avete seguito in televisione, ci avete seguito sui social, siete stati davvero cari e preziosi, come sempre. Io devo ringraziare Erika Cunzolo che è stata con noi, ringrazio naturalmente Carlo Canino che ha curato tutta la parte tecnica, ringrazio la televisione che ci ha ospitato per questa seconda edizione e ringrazio naturalmente tutti gli amici che affettuosamente ci seguiranno per le prossime edizioni. Adesso ripartiamo, un po' di vacanza e poi ci si rivede in TV. Ciao! Und die Arbeit!